Domenica 12 febbraio, la polizia locale mette sotto sequestro una Citroen C3 guidata da un chioggiotto in stato di ebbrezza che sbrocca e solo dopo l'intervento di un'altra pattuglia della polizia locale e la radiomobile dei carabinieri ritorna a Miti Consigli. Bilancio, auto confiscata, patente ritirata, sanzioni per migliaia di euro e processo penale. Qualche giorno fa un altro intervento della polizia locale in via Cristoforo Colombo per un altro che girava con l'auto con collaudo scaduto e senza assicurazione. Sembra che sia stato risparmiato tra virgolette dalla guida in stato di ebbrezza solamente perché al momento del controllo l'auto era parcheggiata e non stava guidando. Mercoledì, nel tardo pomeriggio, terza replica, un 45enne di origine balcanica alla guida di una Mercedes Classe A. Usciva da strada Madonna Marina, ha svoltato per via San Marco, ma ha urtato un furgone parcheggiato e ne è seguito l'intervento della polizia locale. All'alcol test, l'uomo superava il tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue, che comporta una sanzione da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca dell'auto, salvo appartenga a una persona non coinvolta nell'accaduto. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.